Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video e torniamo a parlare di Mitici. Sì, dopo un sacco di tempo, in realtà noi sappiamo che esiste Galleos da settimane ormai, ma come ben sapete la sua release è stata posticipata, insomma, per tutta una serie di motivi. Quindi andiamo a parlarne dopo la sigla nel dettaglio. Allora, mancava il gallo in realtà, effettivamente, e adesso l'abbiamo come forma mitica. Tra l'altro, la sua versione alternativa è veramente azzeccata, ne parleremo dopo, anche proprio dal punto di vista dell'ispirazione. Ma andiamo con ordine. Allora, questo campione doveva essere rilasciato ancora un paio di settimane fa, quindi con la penultima patch, però hanno dovuto aspettare. Perché la sua 1 era buggata, no? Infatti la sua 1 attacca un nemico, piazza un buff, riduce velocità del 30% per due turni. In fase di contrattacco il danno inflitto da questa destrezza si basa sulla difesa di questo campione e sui massimi HP del nemico, no? Quindi abbiamo una destrezza che fa di fatto danni basati sui massimi HP, però con una meccanica diversa dal solito, no? Quindi con un contrattacco. Allora, se questa destrezza non aveva problemi dall'idra e contro i nuovi boss, insomma, che vedono il danno cappato al 10%, perché questa è una caratteristica dei boss proprio, beh, questo non avveniva contro il clan boss, che non ha un danno cappato al 10% ad un valore fisso, ma un danno cappato ad un massimale che ha stabilito la Plarium nei tempi che furono, ok? Il problema è che questo massimale viene applicato ogni volta che un campione fa danni basati sui massimi HP in qualche maniera. Ciò significa che la Plarium si scorda di aggiornare Clan Boss ogni volta che introducono una nuova meccanica, come è successo per la passiva di Geomante, se lo ricorderanno i più, e come è successo anche per questo campione, visto che è la prima volta nella storia di Raid che un campione è in grado di fare danni basati sui massimi HP solo quando contrattacca, no? Questa è la clausola ed è il motivo per cui questo campione era in grado di fare botte da centinaia di milioni contro Clan Boss. È chiaro che si trattava di un bug, perché il danno che noi infliggiamo contro Clan Boss è cappato, non è il classico cap di tutti gli altri boss, ma è un cap fisso che mi pare che sia intorno ai 350-370.000 o forse meno, insomma. E quindi hanno dovuto sistemare questa cosa qui e speriamo che in futuro non ci siano altri problemi, ma non è detto, non è detto. Ad ogni modo, questa destrezza è in grado di fare un danno abbastanza buono. Adesso non so quale sia il suo moltiplicatore in realtà, non credo che sia il 10%, come accade per esempio per i tre colpi di Gnut o altri campioni. Però comunque, essendo che questo campione si mette contro attacco da solo, la ritengo una cosa veramente molto molto furba e intelligente. E credo che farà parlare di sé anche questa semplice A1. Con la sua A2 poi attacca tutti i nemici, piazza un debuff provocazione per un turno, ma se l'obiettivo è un boss, la provocazione sarà per due turni. Questa cosa è tremendamente potente, lo sappiamo grazie a Energigante, che si è imposta letteralmente dell'Hydra come uno dei migliori campioni in assoluto, proprio perché oltre alle tante cose che fa va a mettere la provocazione per due turni ogni tre. Ci sono pochissimi campioni in grado di mettere la provocazione per due turni, mi viene in mente Mauli, ma quando le gira, mi viene in mente per esempio Cupa Incantatrice, che è un epico ma con degli handicap potentissimi, quindi non è più in grado di fare niente per 5 turni, quindi di fatto difficile da utilizzare, non dico inutile ma molto difficile da utilizzare, mentre in questo caso e in quello di Energigante siamo proprio felici e contenti, perché ogni 3 turni noi provocheremo quella maledetta testa per 2 turni. L'unico difetto, se vogliamo, è che questo è un colpo, perché questa destrezza attacca, e quindi potremo fare un colpo debole che non mette un bel niente, ma è un rischio che si può correre e forse lo dico qui,
potrebbe essere addirittura interessante una build in set frange affinità, proprio per migliorare ulteriormente le prestazioni di questa destrezza. Comunque non finisce qui, perché piazza un buff inammazzabile su questo campione per un turno e un buff contrattacco su di lui per due turni. Allora, l'inammazzabile è utile fino a un certo punto. Questo è un campione tencoso che verrà buildato per resistere, quindi non credo che avremo bisogno di salvarci da un colpo fatale, però il contrattacco può essere utile. È chiaro che il contrattacco su se stesso diventa un buff in più rispetto agli altri, e nel contesto Hydra verremo targettati dalla testa che strippa. Ciò significa che dovremo lavorare sulla build. Però comunque è una bella combinazione sicuramente, perché si mette il contrattacco da sé, tante teste attaccano ad area, quindi sono tante volte in cui lui contrattaccherà con la sua 1 e farà danni basati sui massimi HP avversari. Molto molto interessante. Con la sua passiva poi riflette all'assalitore il 50% del danno che questo campione ha ricevuto. Se l'assalitore è un boss, riflette il 100% del danno ricevuto da questo campione e guarisce anche questo campione per il 50% del danno ricevuto. Quindi di fatto non avremo bisogno di particolari cure, perché si terrà in piedi da solo. Questo tipo di destrezza di solito è pericoloso quando ce lo troviamo contro, no? Quindi quando la testa che copre tutto il team, insomma la testa più tencosa, non mi ricordo il nome adesso, ma quella che mette la protezione alleato e il rifletti danno, ecco, quel rifletti danno diventa pericoloso per i nostri nuker. Quando incontriamo Capobellico in torre tosta è un problema per il nostro nuker, per la nostra profetessa, quello che è. Quindi di solito questa è una caratteristica positiva a parti invertite. Di fatto gli avversari non ci fanno molti danni, perché noi curiamo la difesa, curiamo gli HP e quindi andremo anche a riflettere poco danno. Mentre di solito tendiamo a spingere i danni al massimo e questi ci si rifletteranno contro, no? Quindi di sicuro sono tutti i danni che ringraziamo, che ci permetteranno di tenere in vita il nostro campione con le cure riflesse, ma attenzione, non pensate che questa possa essere una skill che fa danni ingenti alle teste. Però comunque è qualcosa in più. Che male non fa. Abbiamo un'aura che aumenta la difesa in tutte le battaglie del 35%. Mi piace questa cosa, ovvero che i mitici stiano avendo delle aure di buona qualità e che quindi siano anche degli ottimi leader. Ma veniamo alla forma alternativa, vale a dire sempre di tipo difesa, ma con statistiche da nuker. Infatti, se HP e difesa restano in grosso modo gli stessi, il danno decisivo sale al 63%, che è il valore massimo finora espresso da tutti i nuker in generale. E a noi questa cosa piace tanto, perché ci permetterà di sfruttare questo campione anche in altri contesti, come per esempio l'arena. Ho sentito alcuni lamentarsi del fatto che potrebbe avere dei moltiplicatori bassi, ed è probabile, purtroppo non sono ancora disponibili online, ho guardato sul sito di Rades, ma non ci sono. Scratch, che l'ha trovato dalle schegge, insomma, si lamentava proprio sulla chat dei creatori di contenuti l'altro giorno, dicendo che ha dei moltiplicatori bassi. Questo non lo so, ma è vero che i campioni tipo difesa di solito, con qualche rara eccezione, non hanno moltiplicatori altissimi e di conseguenza il loro danno magari diventa ingente nel corso del tempo. Non sono pensati proprio per sweepare completamente il team avversario, ma per farlo sì nel corso del tempo, e le caratteristiche per farlo secondo me questo campione le ha. Potrebbe sembrarvi strana l'ispirazione, no? Di un ibrido fra Gallos e Gallinaceo, insomma, e Drago, ma in realtà esiste un mostro della mitologia che si chiama Coccatrice. Ecco l'immagine di una coccatrice che magari i giocatori di Final Fantasy si ricorderanno. Non l'ha inventata Final Fantasy la coccatrice, ma è uno dei campioni, è uno dei mostri, scusate, più frequenti all'interno della saga, e quindi è chiaro che l'ispirazione sia proprio questa. Comunque ben fatto Plarium, perché il campione è molto 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 bello. Comunque con la sua 1 attacca un nemico, piazza un colpo extra su tutti gli avversari sotto a debuff riduci difesa, quindi diventa un colpo ad area nel momento in cui i nostri avversari hanno questa riduzione della difesa, riduzione della difesa che può mettere lui stesso. Infatti attacca tutti i nemici prima di attaccare, piazzando il buff riduci difesa del 60% per due turni, il danno aumenta del 10% per ciascun nemico sotto ad un debuff riduci difesa. Quindi pensando ad una ipotetica situazione in arena dove stiamo affrontando 4 avversari, il danno aumenterà del 40% se abbiamo messo 4 riduci difesa. Non è specificato chi debba metterla, quindi potrebbe essere anche qualche altro campione, se mai dovessimo voler realizzare il nostro Galleus con poca precisione. Però io credo che la maggior parte di voi, se lo trova,
vorrà utilizzarlo sia dall'idra che in arena, e quindi dall'idra la precisione ci serve perché vogliamo mettere la provocazione per due turni. Ecco, stessa cosa ci servirà in questo caso se vogliamo ridurre la difesa ai nostri avversari. Quindi tanto vale insomma sfruttare questo, visto che comunque dovremo curare un po' la precisione del nostro campione. Sottrae anche il 20% del contatore di turno a ciascun avversario. Questa, almeno questa parte, io l'avrei messa in contrastabile. Sarebbe stato veramente, veramente figo. Però non è così. Pazienza. Con la sua 3 attacca tutti i nemici. Il danno aumenta del 15% per ciascun debuff su ogni obiettivo. Riduce di 2 turni la durata di tutti i buff nemici. Ancora una volta avremo bisogno di precisione, però è buona insomma la possibilità di aumentare i propri danni in maniera davvero considerevole sfruttando i buff avversari. Abbiamo visto in parte questa cosa con Xena e devo dire che danni ne fa assai. In quel caso ignora la difesa, qui aumentiamo i danni, non è la stessa cosa, è vero, ma insomma il prodotto finale è molto molto simile. Con la sua passiva poi, i nemici sotto un debuff riduci difesa non possono piazzare stordimenti, sono strizza, strizzerelle, provocazione, gelo e pietrificazione su questo campione, che si rende di fatto immune a tutte le forme di controllo. Ancora una volta, se la riduzione della difesa viene inflitta da qualcun altro, magari più veloce di lui, diventa tutto molto molto più semplice. Ad ogni modo, chi utilizza un campione come Leorius sa che questa è una cosa tremendamente buona, quindi insomma rendersi immuni ai debuff di controllo ti permette di fare tante cose, di giocare con grande serenità. Va a reimpostare, significa che va a resettare i tempi di ricarica delle due destrezze attive qui nel caso in cui queste uccidano qualcuno, ed è verosimile che questo possa accadere. Ancora una volta vedremo i moltiplicatori, stando a chi ce l'ha non sono così tanto performanti, ma ritengo che almeno il nuker avversario possa essere shottato senza grossi problemi, e quindi che sia possibile poter sfruttare questa destrezza in maniera ripetitiva e costante. Comunque molto molto valido. Nel complesso, a me questo campione piace molto, ritengo che sia un ibrido non così difficile da costruire, perché ormai siamo abituati a campioni con tanto tasso, danno e la statistica primaria, ma anche la precisione barra resistenza, quindi insomma non è la prima volta che la community deve costruire un campione del genere, e sono sicuro insomma che molti di voi potrebbero trovarlo divertente e anche funzionale, no? Quindi per una volta un campione che mi torna utilissimo nel PvE, ma che posso sfruttare anche con la testa nel PvP, moltiplicatori permettendo, si vedrà. Comunque sulla carta soltanto pollici alti, nel pratico vedremo, vedremo. A me non dispiacerebbe trovarlo comunque. Allora signori, detto questo, per oggi è tutto. Vi aspetto domani qui sul canale per il video su Oboro. E poi mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se l'avete trovato, soprattutto, voglio saperlo. E infine signori, che dire, questo è Bradipo Furioso. Siate furiosi, ma rimanete bradipi.